Ora diamo la parola alla professoressa Ines Testoni dell'Università di Padova. Penultima relazione, perché poi ci sarà quella del professor Palagossa. E dopo, dulcis in fundo. Sono veramente onorata, felice di essere qua e di essere stata invitata a far parte di coloro che hanno organizzato questo evento. Ne approfitto subito per pubblicizzare l'evento del 2 e del 3 marzo, organizzato con questo gruppo, ma innanzitutto con il professor Giulio Goggi, all'Alba dell'Eternità, i primi 60 anni della struttura originaria. Si terrà a Brescia tra Università Statale e Cattolica. Okay. Quindi l'appuntamento è a Brescia, trovate tutti i dati se sarete interessati e vorrete partecipare a questo evento sul sito dell'ASES, Associazione di Studi Emanuele Severino. Io ho cominciato il mio percorso non da filosofa, verso il pensiero di Emanuele Severino e ho cominciato in quanto psicologa, psicoterapeuta e avevo in carico dei casi estremamente difficili da curare, da prendere in carico e portare verso delle soluzioni positive, perché erano casi di persone che desideravano morire, persone che avevano tentato il suicidio, oppure persone che adottavano comportamenti autolesionistici o, a quel tempo si diceva, parasuicidari. Dovevo cercare di capire che cosa facesse sì che queste persone non aderissero al senso comune che abbiamo evocato poco fa, perché non vedevano la normalità del voler vivere, perché non desideravano, come la maggioranza delle persone, la felicità, il piacere, il godimento, ma anzi desiderassero in tutti i modi il dolore, la sofferenza, fino al procurarsi la morte. Era una cosa veramente difficile da gestire, finché a un certo punto incontrai in un testo di Emanuele Severino, Sortite, piccoli scritti sui rimedi e la gioia, ma poi li ho ritrovati anche in altri testi di quella letteratura che viene chiamata la letteratura Rizzoli di Emanuele Severino, diversa dagli scritti ad Elfi. Diceva: il depresso non è malato, è uno che ci vede molto chiaro, è qualcuno che ci vede benissimo. Questa cosa ovviamente mi colpì, mi travolse ovviamente rispetto a molte certezze, finché decisi di capire meglio che cosa significasse lungimiranza da parte del depresso che desidera morire, finché mi imbattei in un'ulteriore indicazione cruciale, che era questa: l'uomo soffre per quel che crede di essere. Se crede di essere mortale, allora la sua sofferenza, oltre che abissale, atroce, è anche inguaribile. Dovetti capire dunque che alla base dello zauma, che veniva indicato come ciò che viene visto dal depresso, come ciò che viene patito dal suicida, è esattamente quel paradosso drammatico che è l'impensabile. Fino ad ora abbiamo indicato con estrema chiarezza come Emanuele Severino annunci il pensabile, e invece i depressi, gli psicotici, coloro che perdono il punto di riferimento, quello che viene chiamato il senso comune, sono esattamente coloro che naufragano, perché ciò che sanno di non vedere è l'impensabile e l'indicibile, che consiste in ciò che ancora non è stato detto: credere che l'essere sia il niente, il nucleo della follia. Questa indicazione così travolgente, chiara, è stato il perno dal quale ho cominciato ad essere affetta di quel linguaggio, e ancora
questo termine non è stato annunciato, che è il linguaggio che testimonia il destino, l'impossibilità che l'essere sia il niente. Cioè che ciò che il linguaggio, in quanto linguaggio che indica la necessità della verità, è un linguaggio che indica l'impossibilità che l'essere sia niente. A partire da questo accade che il mio linguaggio, quando parlo con i folli, quando parlo con i miei studenti che non sono folli, con i miei allievi, le mie allieve, sia un linguaggio che è, in quanto un linguaggio che appartiene a quella contaminazione che non è una patologia, ma è un'apertura, un'illuminazione. Quando parlo di questo linguaggio, accade che il terrore della morte si risolva, ed è per questo che sono, tra l'altro, sicuramente psicologa, psicoterapeuta, ma innanzitutto tanatologa. Su questa base, dunque, la scommessa è quella che la contaminazione del linguaggio che testimonia il destino possa essere una contaminazione che non ha né la pretesa della cura, né la pretesa della conversione, tantomeno la pretesa della risoluzione, quanto piuttosto, e questo è ancora il maestro che lo indica, la riscoperta di quella intuizione che rimane come l'originario di tutti i linguaggi e che abbiamo dimenticato di dimenticare, ed è il sapersi già da sempre salvi, e dunque sapersi come coloro che non hanno bisogno di redenzione e di essere salvati da alcun messaggio salvifico religioso. Su questa base, insieme a coloro che seguono questi studi intorno alla morte, al terrore della morte, alla risoluzione del terrore della morte, parlo di risoluzione come toglimento che il linguaggio che testimonia il destino permette, coloro che mi seguono imparano a dissimulare, a distruggere, rompere, abbattere il velo di Maya rispetto a tutti quei linguaggi che originariamente hanno sottratto ciò che sappiamo di essere, ovvero eterni, e ce lo rivendono a caro prezzo, magari con interessi politici e morali. Quindi sì, quando Tagliapietra parlava di rivoluzione, Andrea, e lo ringrazio perché ha detto alcune cose direi estremamente cruciali che voglio, che ho voluto riprendere mentre parlavo, è già cominciata la rivoluzione con quest'alba dell'eternità, quindi vi aspettiamo tutti a Brescia il 2 e il 3 marzo. Grazie.